linea di quelli sordi, abbiamo i sordi, salutati, il saluto dei sordi è questo, tirate sulle mani, salutiamo, perfetto. Allora abbiamo, sono entrato in questa assemblea degli azionisti di una banca meravigliosa, di una delle banche più importanti del mondo, forse la più antica. Sono entrato dentro, c'erano fuori, c'erano gli impiegati che con le lacrime agli occhi, c'erano i funzionari, quelli che ci lavorano, tutti con le lacrime agli occhi. Entriamo, i piccoli azionisti incazzati come bestie perché hanno investito i loro risparmi e anche i dipendenti li hanno costretti a comprare le azioni della loro società, li hanno comprate a 5 euro, adesso valgono 0,22, i loro TFR non valgono più niente. Queste sono le banche, io sono andato dentro, ci vado ogni tanto dentro ai consigli di amministrazione, ci andavo anche prima quando non esisteva il movimento, sono fatto così, mi compro 2 azioni, vado dentro e dico voglio tutelare i miei 5 euro di perdita, hai capito? E allora rimangono un po' sbigottiti, e l'unico, gli unici sereni, perfetti, era il consiglio di amministrazione. Guardavano questa gente così, come se non fosse successo niente. Era una banca che fino al 1995 aveva, valeva 20 miliardi di euro, 20, adesso ne vale 2 in discesa. Si sono mangiati tutto, hanno fatto una fondazione, gli uomini dentro la fondazione l'hanno messi, i comuni, le regioni e le province, che da 50 anni mano al PD meno L. Sono entrati lì dentro, bene, che cosa hanno fatto? Hanno preso la cosa ignominiosa, non è tanto rubare o non rubare, hanno fatto un crimine contro l'umanità, hanno preso i beni di quelli di Siena, i beni, hanno preso una società che apparteneva ai senesi, piena di immobili, di società, di palazzi, di tenuti, e da un giorno all'altro ha detto questo non è più vostro, privatizziamo, e hanno privatizzato con un SPA, ha fatto entrare i Caimani, ha fatto entrare gli Squali, da Caltagirone agli Utti, si sono mangiati la più bella banca del mondo, e io sono andato lì a parlare, ho detto guardate che qui state facendo una cosa ignobile, lo vedete il discorso sul mio blog su YouTube, c'è, e allora mi sono permesso di dire guardate che, allora avete venduto tutto, stravenduto tutto, poi comprate una banca, Anton Veneta compra una banca che vale 3 miliardi, la pagano 10, ne vale 3, ne pagano 10, dove sono finiti gli altri 7? Perché ne paghi 10? E poi compra una banca che ha 7 miliardi di debiti, quindi il plus valore, cioè il valore minimo, non il plus, ma il minus valore è di 14 miliardi, io mi sono sbagliato nel termine, ho detto c'è un buco, 14 miliardi, allora il profumo mi ha interrotto, mi ha detto non c'è nessun buco, loro la parola buco li spaventa, non è un buco, è una voragine umana, però non devi chiamarlo buco, minus valenza, distribuito di minus valenza, sono spariti 15 miliardi di euro, è uno scandalo maggiore della Parma, e chi era? Allora mi posso fare un complimento io? Chi era 2 anni prima che falliva la Parma, che andava nelle piazze, negli stadi a gridare che era fallita di non comprarla perché si sarebbero rovinati? Io! A megalomani, al mio 3 per favore, al mio 3 mi dovete gridare megalomani, tutti insieme. 1, 2, 3, megalomani! Poi ha detto mandate il profumo, fumo indagato per frode, fiscale, è uno che ha vissuto di pane e di PD tutta la vita, perché se ci fosse entrato un altro, un Bondi, un commissario ci voleva, di andare lì e dire denunciamo tutti i segretari del Partito Democratico dal 95 a oggi e hanno disintegrato questa banca e andiamo a denunciare, ma non è politica, oggi Monti, oggi è tremendo, oggi Monti mi dà ragione, Dio mio, è terribile, il vice con la sconfitta. Se loro capiscono che se mi danno ragione mi stroncano la carriera, è finita. Monti ha detto basta imprese nelle banche, banca nelle imprese, lo diciamo noi, ma sta succedendo qualcosa di incredibile, è scomparsa l'antipolitica dalla televisione, non parlano più di antipolitica, non ci dicono più che siamo l'antipolitica, sono diventati loro l'antipolitica, ma è meraviglioso sentire il PDL che non vogliono condannati nelle liste. È fantastico! E chi cazzo ci va se non sono condannato? A vedere che fanno
simboli finti, fasulli, simboli civetta, e questa gente che si pone davanti per fare la foglia di figo ai vecchi partiti, è incredibile, magistrati. Io vi dico una cosa, io volevo bene a Di Groia, per l'amor di Dio, ma secondo me bisogna fare una leggina subito. Un magistrato non si può candidare in politica se non passano almeno 3 anni, porca puttana. Allora questo magistrato mette la faccia e dietro c'è il codazzo del vecchio PC, dei vecchi trombati della politica, e ve li fanno apparire come nuovi, si mettono in lizza in tutte le regioni, sono in lizza e sanno bene che non verranno eletti in quella regione lì, quindi entro il secondo e il terzo, sono tutte fregature. Appena entrati in Parlamento, vi dico io cosa fanno, hanno fatto una società, sicuramente una società a scopo. Associazione a scopo. L'associazione si scioglie quando tu raggiungi lo scopo. Sono associazioni che fai per entrare in Parlamento. Appena entri in Parlamento si scioglie. E tutti questi dietro, che vanno dietro a questi qui, si scioglieranno e faranno delle scili puttaggini. Saranno delle scili poti vaganti nel Parlamento. Questa è la distruzione dello Stato italiano. Non sanno più cosa fare. Fanno i movimenti con le persone importanti. Noi abbiamo fatto una cosa che stanno vedendo tutte le televisioni del mondo. Ve lo giuro, c'erano i coreani, i giapponesi, i svedesi, c'era francesi, ieri c'erano i francesi che mi dicevano, sono scritto tutto, allora